L'indice FTSE MIB oscilla intorno alla linea di parità nell'ultima seduta della settimana. Dopo aver tentato uno spunto sopra quota 19.000 lunedì, testando la parte alta del canale rialzista tracciabile dai minimi di febbraio, l'indice guida di Piazza Affari è arretrato e si trova ora a stretto contatto con la base del canale transitante a 18.470 punti. Nei paraggi si trova anche la media mobile a 14 giorni. Riduce dall'incrocio rialzista sulla media mobile a 55 giorni. Quest'ultima passa ora a 18.266 punti. La caduta del canale della media mobile a 55 giorni potrebbe provocare accelerazioni ribassiste verso 18.115 punti in prima battuta e verso la soglia psicologica dei 18.000 successivamente, fino a interessare i minimi dell'8 marzo a 17.730 punti. Il rischio verrebbe allontanato con il recupero di quota 19.000. Apertura di contrattazione al ribasso per il titolo Buzzi Unicem che, dopo aver tentato un allungo con l'obiettivo di recuperare la linea di tendenza rialzista tracciabile dai minimi del 15 gennaio e del 7 luglio, violata al ribasso il 12 gennaio, è tornato sui suoi passi. Nelle ultime tre sedute l'azione si è mossa tra la media mobile a 14 giorni e quella a 55 periodi, rispettivamente a 14,68 e 15,09 euro. Al rialzo, sopra 15,09 e 15,19 euro, si riaprirebbe la possibilità di avvicinare la linea di tendenza citata. Sotto 14,68-14,62 arriverebbe un segnale negativo di breve termine che avrebbe come obiettivi 14,30 e 14 euro, dove transita anche la media mobile a 55 giorni. Apertura in gap rialzista per il titolo Salvatore Ferragamo. Nei giorni scorsi l'azione era scesa a testare i supporti intermedi di area 21,50 euro e ora si ripropone per possibili nuovi attacchi della resistenza in area 23 euro. Il livello ha respinto con decisione due tentativi di superamento settimana scorsa. Una violazione accompagnata da incremento dei volumi e confermata in chiusura di seduta darebbe un segnale long. L'impostazione positiva sarebbe peraltro confermata dall'incrocio della media mobile a 14 giorni su quella a 100 periodi. Ferragamo potrebbe estendersi verso 23,67-23,70 euro in prima battuta e successivamente in area 24,85-24,90 euro. Se ancora una volta la resistenza non dovesse cedere il passo, l'azione potrebbe tornare a chiudere il gap rialzista lasciato aperto stamane a 22,23 euro.